C'è grande attesa per il debutto della 17ª legislatura regionale e per le tante novità che saranno presentate nella mattinata di domani, che avremo modo di commentare nel corso della diretta che sarà proposta dalla nostra emittente con uno speciale di Zoom. Sarà la grande giornata di Alessandra Todde, che presenterà la squadra di governo che la accompagnerà nei prossimi 5 anni. Rimandiamo al futuro e alla valutazione concreta sul campo della qualità delle scelte che è stata costretta a digerire negli ultimi 10 giorni. Alla fine la torta delle deleghe è stata suddivisa in 12 parti, più o meno equamente tra i partiti che hanno sostenuto e accompagnato l'ingegnere nuorese verso il traguardo. Non è stato compito facile orientarsi tra le correnti e le diverse anime del complicato universo della coalizione larga del centro-sinistra. Scegliere tra tecnici e politici, rispettare la proporzione di genere nell'esecutivo, provare a valutare le competenze per ogni singolo assessorato. Alla prova dei fatti è stato varato un esecutivo assortito con molti sconosciuti che dovranno dimostrare sul campo le loro qualità e certificare le credenziali che li hanno voluti portare alla ribalta. A differenza dei suoi predecessori, Alessandra Todde non ha voluto imporre il potere assoluto di decisione che è intrinseco al grado e al ruolo che per legge è del governatore. Fatto inconfutabile, la Todde rappresenta l'unico successo a livello nazionale del matrimonio di interesse clamorosamente fallito tra Partito Democratico e 5 Stelle, dopo le miserie emerse tra Puglia e Piemonte. La coalizione larga del centro-sinistra, nonostante 40.000 voti in meno del centrodestra, ha vinto le elezioni del 25 febbraio grazie al successo personale di questa signora, che dopo aver lasciato la Sardegna per motivi di studio e di lavoro è voluta ritornare nella sua isola dopo 30 anni per quella che ritiene una missione. Speriamo davvero che non le facciano rimpiangere questa coraggiosa scelta di vita, per l'interesse di tutti noi.